Presidente Tommaso Lanci, allora si riparte decimo anno un po' sofferta questa partenza, però la Sieco fa sempre il suo dovere. No, sì, no, sono state tante chiacchiere perché la gente non ha avuto la pazienza di aspettare. Perché no, affrontare un campionato di Serie A non è fare il campionato provinciale, giocare contro il Caldari o contro il Torino, con tanto rispetto per le cittadine o per le... qua si tratta di investire dei capitali e di fare tutto. La Sieco Service, come tutte le aziende italiane, è stata, ha fatto 2 anni di sofferenza, di Covid. L'anno scorso abbiamo fatto un campionato senza pubblico, senza nessuno, ci è costato un sacco. Si fa sentire. Ci è costato un sacco di... Quest'anno abbiamo solo paventato l'idea di poterci rinunciare perché avevamo dei prospetti non tanto chiari. Non è che adesso siano chiari. Adesso siamo, siccome siamo gente di parola, no? E ci eravamo impegnati con la federazione e con tutti, perché erano arrivati i salvatori, e sottolineo ancora i salvatori, erano arrivati, noi avevamo dato la nostra parola e fatto tutte le operazioni necessarie per poter affrontare un campionato come decente, come l'abbiamo fatto negli ultimi 10 anni, e portare la nostra città in giro per l'Italia. Poi succede quello che succede, perché come diciamo noi da queste parti, le chiacchiere se le porta lo end, i salvatori sono arrivati, ma al momento di quantificare c'è stato qualche piccolo problema, al che, siccome noi, io e i miei figli, avevamo dato la parola alla Lega e non volevamo perdere tutto il rispetto che ci siamo guadagnati in questo, durante tutti questi anni in Serie A, siamo tornati. Non tornati, non siamo mai andati via, siamo qua. E quando ci siamo noi le cose vanno come devono andare, salvatore o non salvatore, c'è la Sieco. Chiudiamo con una bella cosa, cioè la presenza di Tenaglia, che è il vicepresidente. È una delle situazioni per cui noi siamo tornati, è perché abbiamo il supporto di questo signore qua. Noi lo sapevamo, lo conoscevamo il signor Tenaglia, perché era uno che amava questo sport a livello femminile, era il presidente della sua squadra Orzogna. E quando io e i miei figli siamo andati ad interpellarlo, perché già avevamo un rapporto amichevole precedente, lui non ha fatto una piega. È il più grande acquisto che ha potuto fare l'Impavida quest'anno.